E ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo video delle richieste di Dragon Ball Xenoverse 2. Quest'oggi faremo una mia richiesta, ovvero Sabit contro Jiren. Sarà uno scontro molto ma molto epocale, cari ragazzi. Ecco subito Jiren che parte in quarta. Vuoi partire subito in quarta, Jiren? Se fossi in te mi starei un po' al tuo posto, guarda. E ora vediamo un po' il nostro Sabit che prende già il sopravvento sul grandissimo guerriero dell'undicesimo universo, se non ho detto una cazzata, guardate. E attenzione, Sabit diventa Super Vegeta 2! Ok, la battaglia si pregusta proprio bella e interessante, a quanto pare. Ok, attenzione, attenzione. Attenzione proprio, vai! Ha fatto una grande mossa Jiren. Ma non vi credete perché Sabit lo riesce sempre a tenere testa. Ah, cari ragazzi, quanto mi piace la vittoria. Ah, a quanto pare Sabit sta a padronare con destrezza il teletrasporto, a quanto pare. Oh, attenzione ragazzi, a quanto pare Jiren se la sta vedendo veramente brutta. Sabit è proprio un toro, forte, ineguagliabile. E lo finì. Ah, cazzo, non ho l'onda energetica teletrasporto. E a quanto pare il primo round, signori, se lo aggiudica Sabit. E un grandissimo applauso, forza! Ma adesso è arrivato il momento del secondo round. Quello che dirà se Sabit si aggiudica la vittoria oppure Jiren passa in vantaggio. Beh, ragazzi, non vorrei mai sottovalutare Jiren perché il guerriero piuttosto che Goku ha tentato di padroneggiare anche con l'Ultra Istinto. Vedete, le schematiche sono le stesse, Jiren non sta mai fermo. Ma a quanto pare Sabit ha mangiato dei broccoli o spinaci. Perché nessuno riesce a tenerlo testa, nemmeno Jiren. E attenzione, è diventato Super Saiyan, ragazzi. Attenzione. Adesso la sfida si fa veramente molto interessante. Sabit sa padroneggiare bene quei teletrasporti, cacchio. Oddio, la sua mossa è andata a vuoto. Attenzione, ragazzi. Attenzione. Beh, i brividi sugli spalti ci sono, ci sono, ci sono. E come? Ah, questo faceva male. Oh mio Dio, avete visto, cari ragazzi, Sabit che ha fatto? Attenzione, direttamente con la tuta, direttamente dal scuola dell'eremita della tartaruga. Attenzione, attenzione. Non riesco a fare quella cazzo di mossa che ti permette di teletrasportarti 50.000 volte. Non so come fanno molti altri giocatori di Xenoverse, ragazzi. Oddio, 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 oddio. Oddio, a quanto pare Sabit vuole essere euforico. Aglia, fa male questo. Fa male, però raga, non dovremmo mai sottovalutare Jiren. Mai. Perché ricordatevi che Jiren, tra l'altro, è stato l'unico personaggio di tutto Dragon Ball Super, che per chi si ricorda gli episodi, che era quello più forte fra tutti. Addirittura se l'ha messo a dorso nudo, ragazzi. Addirittura quella era epocale, ma un'onda energetica della merda proprio. Oh, attenzione, ragazzi! Jiren sta scaraventando Sabit. Ma Sabit, perché non ti rialzi, porco Giuda? Oddio, perché non ti rialzi? Attenzione, il nostro guerriero si è rialzato, ragazzi. Attenzione, sta andando di cattiveria, di cattiveria. Attenzione all'impeto. Attenzione, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Attenzione, cerca di colpirlo alle spalle. Attenzione, signori, il nostro Sabit ha vinto ed è morto, tra l'altro, ve lo dico. Ragazzi, il nostro Sabit è finito e io vi invito a lasciarmi un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale. E qua da Sabit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Cronaca, ciao!